bentornati in questo nuovo video. Siamo alla nostra terza lezione di questo speciale programma che è Affinity Photo e quest'oggi vi voglio parlare, come avete già visto nel titolo, dei nostri strumenti che abbiamo sia a nostra sinistra che al di sopra della nostra interfaccia e dei pannelli che abbiamo alla nostra destra. Semplicemente vi voglio far vedere come interagire con loro, quindi come personalizzarli come più vi piace. Per iniziare andate su Visualizza e andiamo su Personalizza strumenti. Vi si aprirà questa pagina vicino agli strumenti che già avete e voi potete spostare, ad esempio, lo strumento sposta, lo potete trascinare e spostarlo magari più in basso. Vi serve, potete modificarla come volete. In più, se andate qua sotto dove c'è scritto il numero di colonne, una, mettete magari due e vedete, vi si creano due colonne degli strumenti, oppure tre e così via, quattro, come più volete. Alla fine, quando avete sistemato la vostra miglior personalizzazione, spingete sul tasto più lì e avete salvato la vostra personalizzazione. Questo è il vostro di lavoro migliore. Se per qualsiasi cosa non vi piace, volete tornare alla schermata, diciamo, originale, non fate altro che andare su Visualizza, Personalizzazione strumenti e qua in basso spingete Reimposta. Dopo mettete la prima colonna, chiudi e dopo è fatto. Passiamo ora qui agli strumenti. Avete mostra, icona e testo. Come potete vedere, qui ad esempio c'è scritto ottimizzazione. Se voi non volete la scritta, ma volete solo l'icona, basta andare qua, icona, ed ecco qua, il gioco è fatto. Ora non lasciamo icona e testo, ma voi potete fare come volete. Fine. Ok. Ultimo, abbiamo lasciato i pannelli che possiamo, sono molto importanti, soprattutto perché ci sono i livelli. Nella foto, prendiamo i livelli, li possiamo spostare e gestire dove più ci piacciono i livelli, come la regolazione, tutte le caratteristiche che abbiamo all'interno dei pannelli. Ora prendiamo i livelli e lo vogliamo trascinare fuori perché adesso vogliamo lavorare, vogliamo averlo sempre sotto controllo. Facciamo la nostra post-produzione sulla foto e abbiamo i livelli che li possiamo mettere dove più ci piacciono e dove più ci servono per post-produrre la nostra foto. Quindi non so, qui o come può essere qua, insomma, o magari se avete se lavorate su due schermi, potete mettere sullo schermo tutti gli strumenti con i pannelli e dall'altro la visualizzazione della foto. Potete fare come volete. Poi alla fine del lavoro potete ritrascinare e riportare qui dove stavano. Ok, ora io adesso li metto qua giù per farvi vedere, per dire anche se io li riporto qua e prendo anche gli stili, li metto qua, lo stock lo metto qua, se io
alla fine voglio riavere tutto in ordine come era all'inizio, basta che qua che vado su visualizza, apro la tendina dello studio e qui in fondo c'è reimposta studio. Come noi clicchiamo, come potete vedere, risetta tutti i pannelli come erano all'inizio. Ecco qua, quindi spero che questo anche vi sia stato utile, perché sembra una cavolata, ma anche questo ordine per gli strumenti servirà molto. Spero che il video vi sia piaciuto, anche quest'oggi abbiamo terminato. Vi dico sempre di iscrivervi al canale e switchare la campanellina per avere i vari aggiornamenti dei prossimi video. Mettete mi piace e commentate. Per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!